lenticolare nera, perché questa differenza di scelta? Ma la lenticolare è un po' più rigida, potrebbe avere migliori risultati, a volte anche la sensibilità del corridore singolo che può far cambiare la ruota lenticolare al posto della ruota a rase. Non è che cambi molto, e anche delle volte delle sensibilità, per dirti, no? Tante volte adesso ci sono dei telai, sono al titanio, ci sono i telai in acciaio. Mentre vedete che Martinello e Villa non hanno dubbi, tutte e due la stessa ruota lenticolare, la stessa marca oltretutto. E ci sono corridori che usano sempre telai al titanio, altri che usano solamente telai in alluminio. È proprio la sensibilità che ognuno ha nel provare certi materiali. Io mi ricordo anche nella Once, c'era Zulle Jalabert un paio di anni fa. Zulle correva sempre con un telaio al titanio, Jalabert solo e sempre con un telaio in carbonio. Quindi non è che vanno bene tutti i materiali, però proprio uno cosa sente quando va in bicicletta, a volte preferisce uno, a volte preferisce un altro. Ed è Martinello lanciato in questa tornata, il tempo da battere è quello 10:29, quello di Risi Béchard. 10:74, niente da fare, è l'ottavo tempo. Ricordiamo che questa ultima giornata si concluderà con un'americana finale di 50 primi, con ben 50 giri, con 6 traguardi sprint, quindi sino all'ultima volata è in gioco, in forse, l'esito conclusivo della stagione. Sono i due campioni del mondo, De Wilde e Llaneras, che concludono la serie delle partenze di questa cronometro a coppia. Loro non hanno mai fatto un gran tempo, sono sempre stati intorno agli 11 secondi, vedremo se oggi riusciranno a migliorare la loro prestazione, sempre Llaneras al comando. De Wilde in posizione di lancio, eccolo qua Llaneras che lancia De Wilde, partito non mi sembra particolarmente veloce. Adesso comunque guarderemo il tempo, tanto il cronometro si è fermato, però niente, 11:50, difatti lento, è andato. Quindi niente da fare, vediamo subito la classifica finale di questa prova. Risi Béchard 15 punti, 40 Strazzer 10, Galvez Asamora 8, 6 punti per Baffi Kappes, 4 per Braikia Salston e 2 punti per Marcel Colinelli. Vediamo come cambia la classifica generale, è molto importante perché Risi e Béchard vanno al comando con 427 punti, mentre la regia ci ripropone il replay di Risi e Béchard. Cambia ancora la classifica generale, Risi Béchard grazie ai 15 punti ottenuti in questa prova, 427 punti per Risi Béchard, 422 per Baffi Kappes, 418 per Martinello Villa, quarti Madsen Colinelli, 412. Auro Burbarelli, chi è il tuo ospite? Ho come ospite Fulvio Frigo, 25enne torinese, l'ho intervisto non tanto per la posizione di classifica che occupa dal momento che è undicesimo, ma proprio per il fatto di queste alleanze trasversali. Le quattro coppie di testa sono distanziate di pochissimi punti, quindi è importante avere degli amici fra coloro che non abitano nei quartieri alti della classifica. Frigo, dici un po' di queste alleanze, di questi contratti nella zeriba. Beh, diciamo che delle alleanze ci sono e se io dovessi essere un alleato preferisco, diciamo, dato che sono italiano, la bandiera italiana. Ma tu sei stato contattato, ti hanno chiesto qualcosa o no? Per adesso no, magari si vede nell'ultima grande caccia, credo che un'alleanza italiana ci sarà. Italiana, quindi Villa Martinello. Credo di sì. Va bene, la confessione di Fulvio Frigo a te Adriano. E vogliamo ricordare che nel mondo del ciclismo sono due i Frigo, ma non sono assolutamente parenti né compagni di squadra. No, Fulvio, che abbiamo appena sentito, torinese, corre per la Cross Montanari. L'altro, Gianni Savio, che lo ha lanciato al professionismo. Gianni, sì. Savio, che abbiamo visto tra una tournée in Venezuela e una in Colombia, è arrivato anche al Palazzo dello Sport.
il secondo Frigo che corre nei professionisti è Dario, corre per la Saeco. Grande ottimo, corridore, ottimo scalatore, bravissimo un paio di anni fa al servizio di Ivan Gotti, vincitore del Giro d'Italia. Lui invece è lombardo, abita qui vicino a Milano, non sono neanche parenti. E siamo all'ultima prova della sessione pomeridiana, un'americana di 100 giri, mentre vedete che nella zona riservata ai corridori la zeriba, ecco, pensate che sino a pochi anni fa i corridori erano costretti a dormire in questa zona, non potevano assolutamente lasciare il velodromo. Adesso, come abbiamo già avuto modo di dire, si è umanizzata la sei giorni, possono uscire, possono dormire e alloggiare. Siamo ormai con il carnevale alle porte, anche qui alla sei giorni. E poi abbiamo anche imparato che una volta dovevano stare in pista 24 ore su 24. E quindi le cose sono cambiate. Non è cambiata l'alimentazione però, non è cambiato lo spirito. Ecco qua un primo piano di Colinelli, non è cambiato lo spirito dei sei giornisti. Ecco, io dato che ho visto c'è Bulbarelli su Colinelli, vorrei vedere le pedivelle di Colinelli, perché a differenza di tutte le altre che sono dritte, lui ha delle pedivelle particolari, le ho notate proprio ieri. Eccole qua, vedete? Sono fatte in un modo abbastanza strano. Vorrei chiedere a Colinelli il perché di queste pedivelle. Andrea, pedivelle diverse, diceva Davide Cassani. Beh sì, queste sono delle pedivelle speciali fabbricate dalla Crono, sono Pegaso by Crono, e servono per anticipare il punto morto nella pedalata. Sei l'unico che le utilizza? No, non sono l'unico, quest'anno lo adotterà anche la Sella Italia. Ma mi sembra che qui non ne vedo, sì. Ma è da quest'anno che sono uscite, quindi io le ho testate e le sto adottando. Andrea, una battuta al volo perché l'americana sta per partire. Siete tutti vicinissimi, come stai? Quali sono le tue ambizioni? Pensi di potercela fare? Ma io sto bene, bisogna vedere stasera se avremo qualche aiuto o meno. Ecco, i famosi aiuti trasversali. Grazie Andrea, a voi la linea. Cosa stanno preparando i meccanici? Vogliamo ritornare a vedere quel meccanico mentre parte l'americana 100 giri. Colinelli raggiunge la coda del gruppo. Allora, ecco, cosa stanno preparando? Cosa stanno facendo? Vediamo un po' di curiosare in questa zona. Mi sembra che questo è Priori. Stanno smontando. Mitico meccanico. A proposito di Soldini, Priori diceva, quando gli ho chiesto: "Ma tu perché ti vai sempre a far vedere alle premiazioni?" Dice: "Almeno guadagno un po' in pubblicità, ecco, perché alla fine ci rimetto dei quattrini." Vedi la difficoltà che ha il meccanico nel smontare il tubolare, perché sono messi con dei particolari collanti, dei mastici, proprio perché c'è il rischio che escono durante le competizioni. Toglie questo tubolare perché è usurato, e questi tubolari in media i corridori li tengono su un giorno, poi dopo vengono sostituiti, perché tra l'altro sono molto leggeri, sono 180 grammi. E adesso appunto c'è questa operazione, viene tolto, viene scollato il tubolare, viene messo di nuovo il mastice e viene messo un tubolare nuovo. Fra l'altro ci sono corridori che adottano tubolari da 23, che sono un po' più larghi, altri che adottano tubolari da 21, sono un po' più stretti, sono un po' più scorrevoli, però quello da 23 è un po' più confortevole. Qui si lavora alla catena, abbiamo parlato del passo Humbert che era in voga qualche anno fa, cioè praticamente sul rapporto un dente sì e uno no. La differenza tra il passo Humbert, ritorniamo sul plateau, tra il passo Humbert e quello attuale. Praticamente aveva la metà dei denti, adesso queste qui sono moltipliche da 52 denti, altri adottano dal 49, il passo Humbert erano esattamente la metà, quindi non c'erano quelli dispari, ma solamente i numeri pari, quindi 24, 26. Mentre questo è un copri tubolare, vedete che dato che quando si viaggia usano quei copri tubolari per fare in modo che il tubolare non si rovini. Quante biciclette hanno per la sei giorni? Tre, con quante ruote? Hanno 5 paia di ruote a testa e hanno 2 biciclette montate pronte e un telaio di scorta nell'eventualità che un telaio si rompa. È venuta un po' la moda dei tubi molto grossi, ne abbiamo parlato con Coldago, con Pinarello, con Masi, con tutti
i costruttori, i più grandi specialisti, e tutti quanti sono concordi nel dire: se tu presenti, mentre vedete all'attacco le coppie numero 13 e 14, se tu presenti la coppia, la bici tradizionale, ti dicono sei vecchio. C'è bisogno di novità, anche se la vecchia bici è molto più difficile da costruire e da preparare. No, i tubi sono più grossi perché sono riusciti a... Non sto parlando di questi qui, sì, la pista, sì. No, quelli... Sono riusciti a diminuire il calibro aumentando le dimensioni, quindi molto biciclette più rigide e più leggere. Intanto diamo modo al nostro regista di sbizzarrirsi con qualche immagine particolarmente interessante. 87 giri da percorrere, sentiamo Alessandro Fabretti. Sì, eccoci. Allora, si parla sempre più spesso di vittorie delle grandi formazioni ciclistiche professionistiche, ed è normale che sia così, però in realtà in Italia c'è un gruppo sportivo, il gruppo sportivo Caneva, che ha ottenuto il maggior numero di vittorie nella storia di tutto il mondo. Siamo qui con Giovanni Bizza, che è il fondatore di questa società. Buonasera. Buonasera. Allora, e per omaggiare queste vittorie, eccolo qui, un libro dedicato proprio ai 35 anni di vita di questa società. Sì, 35 anni fa, assieme a qualche amico, Tino Chiaradia, sotto la spinta di Gino Bartali, direi, che veniva sempre in taverna a Stevenà, che era suo compare Tony Pessot, dove era lì anche Duilio Chiaradia, e abbiamo deciso di fare questa società proprio sotto la spinta di questo Gino Bartali. Vogliamo dire il numero esatto di vittorie? 2836, perché qui non sono proprio... 2836 vittorie. Beh, fantastico. Altri numeri, 6 maglie ridate, vedo. 6 maglie ridate, 77 maglie tricolori, 5 quest'anno. Sono passati grandi nomi attraverso la... Sì, beh, l'anno scorso abbiamo vinto il Giro d'Italia con Di Luca. Abbiamo Degano, che quest'anno ha già vinto in Malesia, che è andato a correre con la Navigare. Ha corso Lombardi, ha corso Villa, che è qui. Ecco, che... stavo dicendo proprio questo. Che speriamo che Villa assieme a Martinello possano far qualcosa. Insomma, quando la passione supera davvero ogni scoglio. Sì, ecco, direi che Caneva è un paese di 6.500 abitanti, lavoriamo un po' tutti, dall'amministrazione comunale e tutti i volontari che ci danno una mano, perché sennò non si potrebbe arrivare a questi risultati. Insomma, dalle foto in bianco e nero alle foto a colori, soltanto grande passione. Grande passione, devo ringraziare proprio tutta la gente del comune e gli sponsor naturalmente, che ci danno una mano, perché sennò con 6.500 abitanti non si potrebbe arrivare a questi risultati, essere la prima società in Italia e al mondo come numero di vittorie. Mi diceva: fate attenzione a questo Danilo Di Luca. Sì, Danilo Di Luca, penso che sia il corridore del 2000, va forte a cronometro, ha fatto 3 cronometri quest'anno, le ha vinte tutte e 3, va forte su strada e in volata non si discute con lui. Beh, quindi siete a 2863, volete arrivare a 3000 presto? No, noi vogliamo nel 2000 avere 3000 vittorie per restare un po' nella storia. Beh, noi facciamo davvero in bocca al lupo a Gianni Bizz e restituisco la linea ad Adriano De Zan e Davide Cassani. Quindi 75 gingheri alla conclusione, questa è la situazione. A giri pieni vedete le coppie numero 14, vale a dire Frigo Ailes, 13 Cannone Lapage, 10 40 Strazzer, 9 Weisfenninger Doric, 7 Slippers e Stam. Praticamente le piccole coppie. Sì, c'è stato un po' di marcamento tra le coppie importanti, però adesso sono in caccia la coppia numero 1 e la coppia numero 5. Quindi ancora una volta gli svizzeri all'attacco e stanno guadagnando il giro. Giro guadagnato per queste due coppie. E intanto vogliamo ricordare che Duilio Chiaradì è stato per anni il miglior operatore riservato al ciclismo. È stato praticamente l'uomo che ha inventato... Ecco qua, attenzione, hanno parlato di Bartali, ecco qua Bartali, quel ragazzino sulla sinistra, sono io. Quanti anni fa? 30, una trentina di anni fa, quando Gino Bartali... Quanti? 30 anni fa. Un po' di più forse. No, non credo, saremmo stati nel... 40 anni fa. Ma, 40, tanto.
Allora, vogliamo ricordare insieme a Duilio Chiaradì anche il primo giornalista che si occupò di ciclismo, Fausto Rosati. 69 giri alla conclusione. Ecco, Nazareno, siccome mi sembra che nelle gare pomeridiane, in attesa della grande americana, ci sia spazio e tempo per indagare, per vedere un po' cosa succede, bravissimo, cosa succede alle spalle della pista. Ecco, questa è la stanzetta, dove la stanzetta della coppia numero uno, vedete la maglia di campione del mondo. Ecco, cosa sono quelle pomate lassù? Sono quelle che adottano i massaggiatori per fare i massaggi agli qui attesi. È costretto a dormire il massaggiatore, che quelli non può uscire. Sono bicchieri con dei sali, con dato che qui sudano molto e quindi hanno bisogno continuamente di reintegrare, e quindi anche in questo caso il massaggiatore, che è quello addetto anche all'alimentazione. Ecco qua, qualcuno si domanderà, ma c'è anche il doping in questo? Assolutamente, ecco. No, vedete, c'è una banana, ci sono degli oli, c'è la vitamina C, c'è la pomata per respirare, ci sono tante cose che sono importanti per loro, indispensabili, ma questo è quello che viene usato da una coppia di sei giornisti. Eccoli qua, sono i massaggiatori che adesso, dal momento che gli atleti sono in gara, hanno un attimo di riposo. Questi sono le pomate, l'embrocation, come diceva Dolly Carpezzi. Sono le pomate, vedete, vitamina C, ci sono spray perché il problema anche per i sei giornisti, dal momento che stanno quasi sempre al chiuso, anche hanno sempre quasi spesso problemi di gola, problemi di naso, perché poi escono, perché adesso, a differenza di tanti anni fa, devono uscire per andare in albergo, quindi devono stare sempre molto attenti, perché sudano, fanno fatica, escono, aria fredda, e c'è il rischio di ammalarsi. Difatti Martinello dopo due sere aveva problemi di gola. Infatti vi avevo detto subito che Martinello all'inizio della terza giornata ci aveva detto: non sto bene, speriamo che non se ne accorga nessuno. Ecco, cominciano a muoversi intanto le grandi coppie, la numero 2, la numero 3 e la numero 8. La numero 2 è Martinello Villa, la numero 3 Baffi Cappes, la numero 8 Galvez Alzamora. Ed ecco appunto che Martinello Villa con Baffi Cappes hanno guadagnato un giro. L'alimentazione dei sei giornisti, mentre vogliamo ricordare che ormai si completa il quadro delle coppie a pieni giri, vogliamo ricordare che i massaggiatori e i meccanici sono nel libro paga del corridore. La cifra che guadagnano per ogni sei giorni è di 2.000 marchi, pari a quante lirette? Sono quasi 2 milioni, quindi bisogna dire che non si diventa ricchi con le sei giorni. Assolutamente no. Mentre questo meccanico sta praticamente mettendo via una bicicletta, deve essere quella di Braichia. Probabilmente questa è una bici che non verrà più usata dal meccanico, quindi vedete come la sistema. Ha messo tutte queste coperture perché deve viaggiare in aereo. Da quindi museo egizio? No, deve, dato che sono biciclette fragili, perché basta una piccola botta per romperle. E quindi vengono tutte usate queste gomme, poi c'è un sacco e può essere anche imballato in aereo. 56 giri alla conclusione, l'alimentazione dei sei giornisti. Allora, i sei giornisti, loro si alzano intorno al mezzogiorno, fanno colazione, poi corrono dalle 3 alle 5. Appena finita la sessione pomeridiana vanno a pranzare, un pranzo a base di primo, un piatto di pasta, un piatto di riso, poi anche una bistecca, un po' di carboidrati, proteine, vanno a riposare un attimo, fanno i massaggi, poi corrono la sessione serale fino a mezzanotte. Appena conclusa la corsa, ritornano, fanno la cena, quindi una cena intorno all'una di notte, una cena abbastanza leggera, poi vanno a letto. Questo è quello che fanno durante la giornata. Naturalmente tra una corsa e l'altra prendono altri integratori, che possono essere liquidi, possono essere anche zuccheri, proprio per integrare immediatamente quello che hanno speso, anche perché queste qui sono gare sempre velocissime, consumano un'infinità di zuccheri e bisogna subito integrare questa perdita di zuccheri. Auro, visto che accanto a te c'è Patrick Sercu, possiamo fare un paragone di quanto guadagnavano i grandi pistari all'epoca di Patrick Sercu e quanto guadagnano oggi? Naturalmente fatti fare delle cifre. Sercu, lei che ha corso e vinto tantissime sei giorni, si guadagnava di più una volta o oggi? Rapportato chiaramente al valore del denaro. Ma si parla delle sei giorni? Sì. Ma io direi che i bravi guadagnano bene una volta e guadagnano bene anche adesso. Lei guadagnava tanto nelle sei giorni?
No, tanto non si... Ecco, quanto guadagnava? Dai. Non si guadagna mai abbastanza, eh? Perfetto, non si guadagna mai abbastanza, è perfetto. Lei correva, diciamo, negli anni 70, tra gli anni 70 e inizio anni 80. A vincere una sei giorni, quanto guadagnava lei? Ma la sei giorni è una corsa a invito e dunque a ingaggio, non è a prezzi. Sì, ma facciamo una cifra, ci dica. Le cifre una ci dicono. Ma a distanza di 20 anni possiamo farla. Dove è una roba privata, questa soldi. Ognuno, il corridore vuol dire quella che prende, suo, però io non posso dire queste cifre. Hai capito, Adriano? Sì, beh, perfetto, è un grande signore. Ecco, Patrick Sercu alla presentazione della sei giorni disse: io vincendo 3-6 giorni guadagnavo di più di quanto mi dava la mia squadra, che era la Brooklyn, quindi una delle grandi squadre. Oggi, vincendo 2 tappe al Tour, gli stradisti guadagnano di più che fare una 6 giorni. Ecco perché i vari Zabel, i vari Ulrich, che pure hanno iniziato nella Germania orientale come 6 giornisti, non vogliono assolutamente più entrare a fare la 6 giorni. Perché questo cambiamento? Ecco, provo a domandare a Patrick il perché. Sercu, mi diceva De Zan che una volta essere forti nelle sei giorni si guadagnava molto di più che andar bene su strada, invece adesso è il contrario, e mi faceva l'esempio di Zabel che ha cominciato su pista, adesso si è dedicato alla strada perché è più redditizio, perché guadagna di più. Se diverso, si guadagna in un altro modo, direi che nelle sei giorni si guadagna sempre come 20 anni fa, solo che su strada si guadagna molto di più i stradisti che 20 anni fa su strada. Ma io, i con i sponsor sono diventato molto più importante. Chiaramente qui va di mezzo il problema televisioni, diritti sportivi. Vincere al Tour è chiaro, il Tour è la manifestazione più importante ciclistica che ci sia, è la terza più grande di sempre dopo le Olimpiadi e i mondiali di calcio. È chiaro che c'è più visibilità e quindi gli sponsor possono pagare di più. È così, no? Sì, sì. È così, sì. Grazie, e ora rimaniamo in cronaca diretta sino alla conclusione. Mancano 39 giri, abbiamo cercato in questo momento di pausa di farvi un po' vedere, conoscere i segreti della sei giorni, mentre al comando a pieni giri c'è la formazione numero 1, De Wilde, Llaneras. Ma ecco che si muovono anche le altre coppie, la 4, la 12 e la 9, e per 4 intendo Madsen Colinelli, la 12 Cerioli Covers, la 9 Weisfenning Doric. Un po' in difficoltà la coppia numero 4, era addirittura in svantaggio di 2 tornate, è riuscita a recuperarne una proprio in questo momento, però per adesso che ne trae vantaggio di questa americana è la coppia numero 1, forse perché essendo in classifica generale distanziata di 2 giri è meno controllata, quindi adesso c'è un grosso controllo tra la coppia numero 2, numero 3, numero 4 e numero 5, e ne hanno approfittato i campioni del mondo, e quindi potrebbero vincere la loro questa americana e potrebbero addirittura rientrare in gioco per la classifica finale. Ed ecco, con il numero 10 40 Strasser ha già avuto parole di grande elogio per questi due ragazzi. Sì, perché sono due stradisti e sono in ottava posizione, hanno vinto delle americane, hanno vinto tante prove ed è una bella sorpresa. Come ho detto anche prima, hanno fatto poche sei giorni, Strasser ne ha fatta una, 40 quest'anno neanche una, e quindi sono lì a lottare, non dico con i migliori, ma stanno facendo un grosso lavoro. Loro potrebbero essere una coppia che potrebbe favorire una o l'altra coppia, cioè avrebbero la possibilità di poterlo fare, a differenza di altre coppia, che non ecco, ce la fanno. La situazione al comando, due coppie a giri pieni, la numero 9 di Weisfenning Doric e naturalmente al numero 1 di De Wilde Llanera. La numero 9 composta da due tedeschi, la numero 1 un belga De Wilde e uno spagnolo Llanera. Si corre sino a oltre 40 anni in pista. In pista sì, perché diventa importante l'esperienza, il colpo d'occhio, riescono a spendere molto meno rispetto a giovani che da poco hanno intrapreso questa professione. E difatti tanta gente che hanno fatto grandi cose su strada si sono poi dati anima e corpo alla pista. Uno è stato lo stesso Patrick Sercu, che è stato il numero uno, penso il più grande di tutti i tempi. Un altro è stato Bergen, Urs Freuler, adesso anche Adriano Baffi, che praticamente fa solo pista, mentre Martinello, anche se ha già 35 anni, riesce a fare sia strada che pista. Tu pensi che Martinello
ritornerà amico di Cipollini per creare, mentre la numero 10 che avevamo visto al contrattacco, Braica e Sanford, si può creare secondo te una coppia regina formata da Martinello e da Cipollini, un tempo grandi amici, diventati poi grandi nemici, adesso hanno fatto pace. Hanno fatto pace, sono ritornati grandi amici, anche se corrono per due strade differenti. Potrebbe essere la coppia del domani, perché? Perché Cipollini quest'anno parteciperà alla Sei Giorni di Fiorenzuolo, che si svolgerà nel mese di agosto, parteciperà ai campionati del mondo che si svolgeranno a Berlino a fine ottobre, perché è nato questo progetto Sydney 2000, dove il commissario tecnico Callari avrebbe intenzione di schierare Mario Cipollini nella prova individuale dell'inseguimento. 19-1 le tre coppie a Parigi, vale a dire 10 Braica Sanford, 9 Wentzfinner Doric, 1 De Ville degli Anelli. Non ci sono italiani. Non ci sono italiani perché secondo me si stanno marcando in questo momento le coppie italiane. La numero 2 è formata interamente da due italiani, Ville e Martinello, mentre la coppia numero 3 Baffi con il tedesco Kappes, la coppia numero 4 Collinelli con il danese Madsen. Si prenderanno un periodo di riposo adesso i sei giornisti dopo questa di Milano. Non tutti e non troppo, perché c'è ancora Buenos Aires e molti ritorneranno a correre su strada. Martinello dopo 15 giorni di assestamento riprenderà a correre in Sicilia, quindi con il trofeo Pantalica e il giro della provincia di Siracusa. Strasser anche lui correrà immediatamente su strada, così come Frigo. Mentre altri sei giornisti come Collinelli, come Baffi, prenderanno sì un periodo di riposo ma molto breve, perché a fine marzo correranno a Buenos Aires la nuova Sei Giorni. E mi raccontava proprio Van Looy che subito al termine delle Sei Giorni stravinceva il Giro della Sardegna, che era la prima grande corsa a tappe. Naturalmente lui diceva si corre più bassi, la posizione in sella nelle Sei Giorni è completamente differente. Adesso un po' meno, perché il tempo era completamente differente, adesso, molto più basso. Infatti adesso, per esempio, ho chiesto proprio ieri a Martinello, le misure del telaio, anche gli angoli, sono identici a quelle adottate su strada. L'unica differenza che ha è le pedivelle. Su strada Martinello adotta una pedivella della lunghezza di 172,5, qui una pedivella di 165, quindi quei 7,5 mm in effetti pedala più basso, ma è dovuto proprio dalla lunghezza della pedivella che è più corta. D'altronde Van Looy era abituato a pedalare basso, basta guardare le gigantografie di questo grandissimo campione e si vede che era già abituato a pedalare basso. Come giustamente ha fatto notare Cassani, oggi non sono più così bassi come un tempo, anche se, ripeto, la posizione in sella è completamente differente, cioè sono più seduti. Sì, perché qui non possono alzarsi in piedi, difatti vedete anche le volate, stanno sempre seduti, quindi, e poi soprattutto è una pedalata fatta in agilità, pedalano a 110, 120, addirittura 140 pedalate al minuto, quindi non puoi assolutamente alzarti sui pedali, e hanno le pedivelle più corte un po' per il fatto di agilità, un po' anche perché le curve, essendo molto in pendenza, c'è il rischio che con l'andatura lenta che tocchino col pedale, quindi il rischio di caduta. Meno di 2 km la conclusione di questa americana, vale dire 10 giri, con la numero 4 rosso, vale dire Madsen in prima posizione, poi marcato stretto da Risi. 9 giri alla conclusione. 9 giri al comando la coppia numero 1, numero 9 e numero 10, che hanno un giro su tutte le altre coppie. Stavo parlando della coppia al comando di questo attacco, non della classifica generale. Per la classifica generale ridiamo un'occhiata, ecco qua, classifica generale: Risi Béchard 427 punti, 422 Baffi Kappes, 418 Martinello Villa, 412 Madsen e Collinelli. Praticamente pochi punti dividono queste quattro coppie, quindi una serata tutta da seguire. Non perdete il collegamento Rai Sport sul satellite, perché sicuramente ci sarà un grandissimo spettacolo questa sera. Difatti in questa americana non c'è stata battaglia, hanno avuto via libera la coppia numero 1 e quindi hanno cercato tutti di recuperare, perché è importantissima l'americana di questa notte, è un'americana lunghissima e lì ci sarà la battaglia conclusiva. E c'è Risi in prima posizione, 800 metri alla conclusione. Risi svizzera
svizzero tedesco Srisi in prima posizione, mentre all'esterno con il numero 9 vediamo Weisspenning, poi ecco Glianeras in testa, 1, 9, 10 a pieni giri, quindi lo sprint sarà fra queste tre coppie. Chi vince lo sprint fra la 1, la 9 e la 10 ha vinto l'americana. 1, 9 e 10, le tre coppie a giri pieni, quindi lo sprint è tra la 1, la 9 e la 10. E c'è la 9 in prima posizione con De Wilde in seconda posizione, poi la coppia numero 10 in terza. Eccoci all'ultimo sprint, una volata che vale la classifica per questa americana. In prima posizione c'è la formazione numero 9, Braicchia, poi al centro c'è De Wilde, all'esterno c'è la formazione numero 10, Braicchia Sanford, che si aggiudica questo sprint e questa americana. Quindi la coppia numero 10, Braicchia Sanford, vince l'americana. Anche la coppia numero 2 e la coppia numero 5 hanno acquisito punti, perché si sono piazzati in quarta e quinta posizione. Pochi punti, ma con questa classifica generale possono essere ugualmente importanti. Ecco, mentre vediamo la volata, vedete all'esterno il numero 10 rosso, vale dire Braicchia, al centro De Wilde. Braicchia alza subito il braccio al centro De Wilde e con Weisspenning in terza posizione. Non mi sembra che cambi molto la classifica generale, fra le grandi coppie guadagna soltanto la formazione numero 1 De Wilde Glianeras. Allora vediamo la classifica, no, aspettiamo un momento, mentre ecco la coppia numero 10, Braicchia e Sanford, alla premiazione con Patrick Sercu e le due Miss. Eccoli qua inquadrati. Mentre al Giro d'Italia nelle corse su strada c'è un'infinità di Miss, qui alla Sei Giorni ce ne sono due soltanto. Sì, perché siamo sempre qua, quindi sono sufficienti due. Lavorano molto perché devono fare un mucchio di premiazioni, perché le gare sono una quindicina ogni giorno. Comunque quarto dovrebbe essere arrivato Villa Martinello e quinti Risi Becciar, e quindi hanno preso qualche punto, anche se alla conclusione di questa americana dovrebbero rimanere al comando gli svizzeri nella classifica generale. E adesso vediamo la classifica dell'americana. Braicchia Sandstad 15 punti, 10 per De Wilde Glianeras, 8 per Weisspenning Doric, poi 6 punti per Martinello e Villa, che hanno perso un giro l'hanno perso anche Risi Becciar, Baffi Kappes e Frigo Ailes. Questa ecco, ora vedete la classifica dell'americana. Diamo tempo alla grafica di prepararsi. Allora, qualche problemino, non mandiamo in onda l'attuale classifica che era apparsa sul monitor. Diamo modo alla grafica di preparare la vera classifica. Intanto vedete Braicchia e Sanford, due danesi. Sanford ha sostituito Pill che ha avuto dei problemi proprio pochi giorni prima dell'inizio della Sei Giorni di Milano. Ed ora i corridori andranno a mangiare, faranno la doccia, vanno a mangiare, un riposino, i massaggi e tutti pronti per la sessione finale, volata conclusiva, due americane, ma soprattutto l'americana delle 23 che disegnerà il vincitore di questa Sei Giorni. E sentiamo Collinelli. Collinelli in questo momento al telefono, quindi anche Martinello. Hai finito, Andrea? Ha finito, eccolo qui Andrea Collinelli, un'americana tutto sommato tranquilla, non è cambiato praticamente nulla in classifica. Ma no, noi oggi pomeriggio non eravamo a caccia di punti, teniamo tutto per stasera, ci sono diverse prove prima dell'americana finale, quindi cerchiamo di far bene lì. Temporaneamente in testa ci sono gli svizzeri, Risi e Becciar, che hanno vinto le ultime americane serali, sia mercoledì che giovedì che venerdì. A questo punto mi sembrano, a meno che gli altri non abbiano così giocato nascosti, che questi svizzeri siano i favoriti. Ah, bisogna vedere se gli hanno lasciato spazio o si punta tutto su questa sera, sui giri e non sui punti, che penso che quei punti sarà difficile, ci sono 5 sprint finali e rischiare di giocarsi ai punti penso che nessuno voglia farlo, si giocherà tutto sui giri.
Ringraziamo Andrea Collinelli, ci trasferiamo di un metro e troviamo Marco Villa. Marco, siamo al momento che conta, mancano poche ore. Mancano poche ore, insomma, anche noi siamo tesi, vediamo un po' come va quest'ultimo americano. Io penso che sia l'ultimo americano che decide un po' tutto. A questo punto sicuramente. Sì, infatti, siamo quattro coppie, ci sarà molto marcamento. Ma speriamo che... Tu come stai fisicamente? Io sto bene, Silvio anche lui è in crescita, perciò insomma siamo abbastanza fiduciosi. Dopo ci saranno dei marcamenti che io spero che non condizionino lo spettacolo della corsa, insomma. Ringraziamo Marco Auro, Villa. Auro, sì. Scusa un attimo, ecco, Marco Villa è di Montodine, Baffi e di Vailate, due paesi praticamente a pochi chilometri di distanza uno dall'altro, sono in provincia di Cremona. Ecco, ci saranno più tifosi che arrivano da Montodine o da Vailate? Avrai più tifosi tu o Baffi questa sera? Ma siamo tutti e due vicini come zona. Infatti lo ricordava De Zan. Ma penso che più o meno avremo gli stessi tifosi, anche perché insomma da Baffi nel mio paese ha molta stima e penso che insomma se dovessi vincere io o lui nessuno proprio ci rimarrebbe così male, insomma. Però insomma penso che è uno scontro a pari. Martinello, cosa ti dice? In forma? Avete già fissato il piano tattico? Ma noi insomma cerchiamo di correre bene, io spero di contraccambiare la fiducia che mi ha dato in questi giorni, dicendo che secondo lui ho un po' più di esperienza, insomma spero che questa sera di dimostrare l'esperienza che mi ha attribuito Martinello. Esperienza e fiducia dal momento che ha scelto te al posto di Collinelli. Grazie a Marco Villa, a te Adriano. E concludiamo questo pomeriggio qui al Palazzo dello Sport di Assago. La classifica: Risi Bechar, svizzeri al comando con 431 punti, Baffi e il tedesco Kappes in seconda posizione 424, sempre 424 punti per Martinello Villa, a quota 412 Madsen Collinelli. Saranno queste quattro coppie che si daranno battaglia questa sera per la vittoria finale della stagione. Concludiamo quindi questa telecronaca diretta e vi diamo appuntamento su Rai Sport Satellite a partire dalle 19.30. Un appuntamento da non perdere. Gentili signore e signori, buonasera. Freddo ciclomercato. Da oggi si fa sul serio e ci si confronta in una corsa vera. La prima gara in linea italiana inserita nel calendario internazionale. Telespettatori di Rai Sport, benvenuti alla 36esima edizione del trofeo La Iguaglia. Siamo sulla Riviera Ligure in provincia di Savona. 185 corridori in rappresentanza di 23 squadre prendono parte a questa classica d'apertura. Ci sono tutte le formazioni italiane tranne la Mercatone 1 di Pantani, che debutterà domenica prossima in Spagna. Al via li vedete fra gli altri: l'iridato Camenzind, Ballerini, Ivan Gotti, Davide Rebellin, vincitore del Giro del Mediterraneo, Baldato, Tonkov, il campione olimpico Richard, Colombo e Miceli. Una curiosità: Vladimir Belli, atleta della Festina, corre senza compagni di squadra. 14 dunque le squadre italiane, 9 le squadre straniere. Sono partiti 185 atleti alle 11.02 di stamani. Con me in postazione Davide Cassani, cui chiedo subito un commento a questo La Iguaglia, la prima vera classica d'apertura nel nostro paese. Sì, buon pomeriggio. È una corsa particolarmente difficile, indurita rispetto alle edizioni precedenti dalla salita della Paravenna, un strappo abbastanza impegnativo, sono 7 km con gli ultimi due con delle pendenze superiori al 10%, e questa salita è posta a una trentina di chilometri dal traguardo. Penso che sia la salita più difficile, dove ci sarà la selezione che poi deciderà questa corsa. Praticamente si fa tre volte il testico, però tutte e tre le volte da tre versanti differenti: la prima volta da Caso, la seconda volta da Alassio con lo strappo più duro al Moglio, e l'ultima volta proprio da Paravenna. Ecco, qui siamo sul testico, il secondo passaggio sul testico, il primo c'era stato al 50° chilometro e qui siamo al 92° chilometro.
località Testico in Val Merula. In tutto i corridori affrontano una salita di 39 chilometri con pendenze che non superano il 7-8%. Il primo attacco viene portato da quattro atleti, tre belgi e un italiano. L'italiano è Radaeli, mentre i belgi sono Stremers, Van Lanker e